in collaborazione con... Primo titolo dell'era Cesari è arrivato. Il Brescia vince la Coppa Italia e scrive la pagina più bella della propria storia recente, dopo una finale al Cardiopalma contro un combattivo Napoli. Sono infatti serviti i tempi supplementari per avere la meglio delle partenopee per 3-2, dopo che 90 minuti si erano chiusi sul 2-2, e a segnare la rete del successo è stata ancora una volta la regina di Coppa, Daniela Sabatino, che chiude la brillante stagione bianco-blu con 30 reti all'attivo, 22 in campionato e 8 in coppa. Senza Pedretti squalificata, Chieci si affida a Chiara Baroni sull'out di sinistra e il Brescia parte forte, fortissimo, e domina nei primi 10 minuti interpretando meglio l'approccio ad una finale secca e vincendo il confronto dei moduli 4-4-2 a 3. Dopo soli 4 minuti è il capitano Zizioli a far esplodere i circa 100 sostenitori arrivati da Brescia, con un destro a giro da fuori area che non lascia scampo a Lovis. Il Napoli accusa il colpo e le leonesse potrebbero anche raddoppiare con Cernoi, ma il suo tentativo finisce tra le braccia della numero 1 partenopea. Nel momento migliore delle bresciane però arriva il pari del Napoli con Giuliano che punisce Gorno con un destro dalla distanza. Al 22esimo è 1-1. Il Brescia non ci sta e prima del riposo si getta in avanti, incontrando però qualche difficoltà in fase di rifinitura. Ma il gol arriva comunque. Alborghetti recupera una preziosa palla al limite dell'area e viene atterrata. Sul pallone si presenta Cernoia che con una punizione alla Messi supera la barriera e infila la sfera nel sesto. Nella ripresa il copione non cambia, con un Napoli agonisticamente encomiabile e il Brescia che prova a chiudere i conti. Alborghetti al 15esimo avrebbe la possibilità di triplicare, ma tu per tu con Lomis mette la palla sul fondo. Scappato in pericolo però le partenopee crescono, lentamente ma inesorabilmente. E al 25esimo è vitale a portare in pari le sue, con uno stacco di testa imperioso che non lascia scampo alla difesa bresciana. Il Brescia accusa il colpo ma riesce a riorganizzarsi. Boni tocca pochi palloni ma sempre con sapienza. Alborghetti è il solito stantuffo che unisce quantità e qualità. E soprattutto Sabatino, gioca da Sabatino, che in questa stagione significa spesso da migliore in campo. Nonostante un costante possesso palla però il gol non arriva e si va all'extra time. Nei tempi supplementari viene fuori tutta l'esperienza delle Brescia e per il Napoli non c'è scampo. Dopo 10 minuti arriva il gol che scrive la storia. Traversone di Ferrandi e tocco vincente di destro di Sabatino da centro area. A 20 minuti dalla fine il Brescia è avanti 3-2. A inizio del secondo tempo supplementare, doppia espulsione in campo. Rosso per Pirone per farlo su Schiavi e rosso per Zizioli che risponde ad una provocazione del numero 11 partenopeo. Gli ultimi minuti sono da vivere tutti in apnea. Il Brescia non rischia mai e il Napoli, solo dopo 120 minuti a tutta, si arrende alla sconfitta. Il triplice fischio finale fa esplodere la gioia dei tifosi bresciani che durerà sino all'alba sul pullman e in città. La storia è scritta. La Coppa Italia è del Brescia. Doverosi complimenti a Napoli, squadra arcigna e davvero capabile, che ha reso questa finale spettacolare in campo e sugli spalti. Uno spot per il calcio femminile che troppe volte non sa nemmeno autopromuoversi. Una vittoria del presidente Cesari, di tutto lo staff, di Chieci, Rossi e Caio, che in un mese hanno saputo tirar fuori il meglio da queste ragazze. Una vittoria dei tifosi sempre presenti, ma soprattutto una vittoria delle leonesse, vere combattenti dal primo all'ultimo minuto.
I titoli di coda li chiude Antonio Cabrini, che consegna la Coppa Italia al capitano Elisa Zizzotti e dà il via alla festa bianco-blu, la festa di tutto il popolo bresciano.